se gentilmente mi prenotate su un salito, così facciamo anche la domanda. Prego, consigliere. Innanzitutto voglio fare una piccola replica quando ho considerato il tema, no? Che innanzitutto mi fanno parte della situazione dell'energia, è stata quella, quindi questa è la prima risposta. E quanto riguarda poi la seconda accusa che faceva nei confronti di questa amministrazione, che non aveva dato la massima disponibilità, cioè non è stato dato. E proprio per questo voglio ringraziare due figure che l'hanno rappresentato degnamente questa amministrazione nei lavori della nostra commissione, l'assessore Raffaele Bene e il dirigente Alfonso Serato. Entrando nel merito della questione di oggi, di qualità di gestione della nostra commissione consigliare, nonché quella bilancio, visto soprattutto la grave situazione di crisi economica che sta affrontando l'intera nazione, risulta estremamente difficile. Ed è per questo che, fin da un forte spirito di solidarietà, questa amministrazione, accompagnata dall'operato della Commissione da me presieduta, ha messo in atto in ogni sforzo per riuscire a trovare una soluzione che soddisfasse quanto più dolore possibile. Fin da subito, la volontà di questa amministrazione è stata quella di limitare al massimo le posizioni di rischio, primamente sulla situazione principale, trovando massimo appoggio della Commissione, che a più riprese ha voluto mancare l'esigenza di applicare una vistosa agevolazione nei confronti di tutti i cittadini, soprattutto con i dati di disagio. Visto che l'aliquota parte di per la situazione principale è stata 0,4%, mentre